prima vi dà la buonasera. Siamo a Guagnano per la presentazione del libro di Cosimino Ingrosso, Cosimo Compagno, le sue memorie, che avverrà presso la sala consigliare. Sentiamo il parere di François Imperiale, segretario del PD di Guagnano. Io ho una domandina per lei. Lei ha definito questo libro una dolcissima carezza, ma allo stesso tempo una frustata. Ci vuole spiegare perché? Perché è un libro che ci siamo trovati a leggere in un momento politico certamente non facile, no? In cui tanti eventi si accavallano, a volte anche abbastanza delicati, in cui ci sono tempi da percorrere che presentano molte incertezze soprattutto per chi ha ruoli da classe dirigente, parlo di tutte le classi dirigenti in particolare. E il messaggio di Cosimino è un messaggio molto forte, perché la sua è una testimonianza vera, una testimonianza di chi fa della vita politica, della lotta sindacale, l'intero percorso della sua esistenza. Cosimino è stato tante cose certamente, però in lui non si possono scindere vita privata, affetti familiari e attività politica. Per lui l'attività politica è stata il percorso della sua esistenza. È stato un personaggio straordinario perché è stato autore di grandissime lotte. Se oggi noi abbiamo tanti diritti che oggi possono sembrare scontati, è perché, come tante persone in questa sala hanno detto e hanno ribadito, ci sono state persone che hanno lottato per questi diritti e noi non dobbiamo fare tesoro di queste storie che sono tante, che si intersecano tra loro. E quindi una carezza perché ci ha restituito la bellezza della politica, no? La dignità della politica. Una frustata perché paragonare alcune storture della politica di oggi alla statura di certi personaggi, è sicuramente una violenta frustata. Io la ringrazio tantissimo, ricordare è importante, la memoria soprattutto per noi tutti in questo periodo è un qualcosa di rilevante, dal passato si può creare qualcosa di positivo anche per il futuro e nel libro di Cosimino c'è anche questo. La ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Del libro qui a Guagnano nella sala consigliare di Cosimino Compagno, Cosimino Ingrosso, con tutte le sue memorie. Abbiamo l'onore di intervistare in primis il figlio di Cosimino Ingrosso, Vito. E a Vito voglio chiedere molto brevemente che ricordo ha il suo padre proprio come a livello di rapporto padre e figlio. Specificatamente questo collegato alla politica oppure solo agli atti, diciamo, a quello che è il concetto di famiglia? Concetto di famiglia, per quanto riguarda appunto il rapporto che aveva con suo padre, che lei ha detto nel corso della presentazione, è stato un bel rapporto nonostante... Io ho sempre avuto un rapporto così confidenziale con papà che non riuscivo mai a capire né a ricordare qual era la differenza tra essere figlio, tra essere fratello, tra essere amico, tra essere... diciamo che ero anche il suo interlocutore a cui lui si rivolgeva per raccontare le sue vicende, per scaricarsi, anche per liberarsi di alcune cose che teneva. Spessissimo aveva sempre da lamentarsi del mondo, degli amici oppure di quello che lo circondava. Chi pagava le spese ero io, non perché a me dispiacesse,
però io francamente sono stato quello che ho raccolto da lui tutte le confessioni, potevano essere quelle a carattere finanziario, ma potevano essere pure quelle amichevole, oppure a qualsiasi livello, oppure di sfogo, oppure io per lui ero il confidente, ero tutto. Io sono stato con lui sempre. Da giovane io facevo lo studente, ma andavo in campagna. Durante il periodo estivo io stavo a fianco a lui per fare lavori di campagna. Non c'era un minuto che lui stesse zitto. Uno, ti dico uno, era la cosa. Tant'è che io certe volte dicevo, senti mamma, ma dobbiamo lavorare, dobbiamo parlare. A un certo punto lui si fermava e si accarezzava il viso, perché aveva sempre questo modo di accarezzarsi gli occhi, me lo sta ricordo ancora a voi, scusa se uso il dialetto, e poi parlava. Parlava e confessava, ecco, alcune volte confessava, alcune volte confessava di aver avuto un rapporto difficile con la federazione, ad esempio. Alcune volte mi raccontava di quello che succedeva, ad esempio, per darti un esempio, di quello che succedeva con la gente quando lui parlava che vendeva la verdura. Cioè partiva dalle soluzioni più piccole, più spicciole, per arrivare anche alle soluzioni più complicate. Partiva dai problemi, dai problemi reali, la verdura che non si vende, o che si vende che è andata male, o che la gente viene, compra ma non paga volentieri, perché è arrivato al punto che molte persone non ce la fanno ad arrivare, come si usa ancora oggi, la fine settimana o il fine mese. C'è sempre stato, anche negli anni 60, 70, perché io insieme a lui ho pure fatto, diciamo, l'ortolano, come lo faceva lui, ma vendevo pure io insieme a lui. Quando rientravamo a casa o in campagna, lui aveva questo modo di rapportare le cose piccole e le portava sempre o a livello grande, politico, o a livello, diciamo, di politica. Immaginava delle soluzioni. Immaginare delle soluzioni, non si fermava mai al fatto. Ricordo benissimo che il suo problema principale era quello di far studiare tutti. Cioè, lui mi raccontava sempre, mi diceva sempre, negli anni 70, nel 65-70, io ancora ero studente, e mi diceva sempre, Vito, nel momento in cui la gente ha una laurea, ha un diploma, ha una alta cultura, vedrai che tutti i problemi si risolveranno. Cioè, oggi come oggi noi stiamo male perché non c'è cultura, ma io sono convinto che tutti a livello culturale, portati a un certo livello, tutti quanti poi troveranno una soluzione. E io penso che lui, come concetto lungimirante, c'è, perché era convintissimo di questo concetto e lo faceva anche non solo come riflessione, ma a volte lottava, cioè andava non solo al noccio del problema, ma cercava anche di risolvere il problema, analizzava e poi combatteva. Perché lui si è fermato nel libro negli anni prima degli anni 60, ma quello che ha fatto e ha prodotto a livello sindacale, a livello di essere umano, dagli anni 60 fino agli anni 75-80, dovendo scrivere, se avesse avuto la possibilità, magari le colpe sono pure mie che non gli ho dato la possibilità, se avesse avuto la possibilità di questo libro ne avremmo visti altri due, perché ha più da raccontare dagli anni 57-58, che si è fermato lì fino al 57-58, fino agli anni 75-80, perché quello è un periodo in cui lui è stato un cooperatore di tabacchine, perché insieme agli altri, l'avvocato Innocente di Salice o insieme agli altri dirigenti della CIA, hanno inventato la cooperazione dalle nostre parti, cioè l'hanno fatta nascere, diciamo. La cooperativa Cagnano delle Notria, che è il vino, lui non c'è dentro come nome, ma l'ha ideata lui insieme ad altri. Quando c'era da organizzare e da mettere insieme le persone per far star bene i propri cari e le proprie famiglie, lui era il primo a stimolare e a organizzarli. Quindi, signor Vito, se tu vuoi
continuare, io continuo fino a domani. C'è tanto da dire, lo potete trovare appunto nelle memorie, in questo libro di Cosimino Campagno. È un uomo esemplare, che mette in evidenza anche un periodo storico particolare e dove si evidenziano delle problematiche che sono tuttora attuali. E suo padre era lungimirante. In questa raccolta dei suoi pensieri, delle sue fotografie, possiamo trovare un uomo che era, va ricordato. Possiamo dire un uomo vero? Un uomo vero, con dei valori, e quindi siamo... Il valore assoluto della vita era il massimo. La cultura, abbiamo detto, e poi le conoscenze, e poi lo stare insieme, la socialità, il divertimento. Era completo, noi concludiamo qui, l'abbiamo anche ascoltata all'interno della conferenza, la presentazione, la ringraziamo tantissimo per la disponibilità. Anche voi siete stati bravi. Grazie. Partecipato a questa bellissima, interessante presentazione della raccolta delle memorie di Cosimino Campagno. E da lei, signor Grassi, vorrei sapere, questo libro ha un alto valore culturale, storico, culturale, economico. Ecco, io volevo sentire anche il suo parere come cittadino, anche in merito a tutto quello che sta accadendo oggigiorno a livello nazionale, quanto è attuale, se lo vuole ribadire, il pensiero di Cosimino, e perché è importante leggere questo libro? Ma è assolutamente importante, ma non come frase di circostanza, perché siamo qui e parliamo di questo lavoro che raccoglie gli scritti che ci ha lasciato Cosimino in grosso. È importante perché senza memoria non solo non c'è il presente, ma soprattutto non c'è il futuro. È un libro, è la memoria che resta, è la memoria che si ferma e che quindi possiamo prendere con le nostre mani e attraverso i nostri occhi poter acquisire ed elaborare. In particolare sono importanti lavori come questo perché raccontano di una generazione che non aveva nessuna voce sulla scena della storia e che invece ha saputo mettere una voce forte, potente sulla scena della storia. Gli uomini che non avevano storia hanno prodotto un processo di incivilimento straordinario per queste terre, ma per il Mezzogiorno d'Italia, in generale per il paese, perché fortunatamente di Cosimino Campagno, Cosimino Bandiera Rossa, ce ne sono stati tanti nel Mezzogiorno d'Italia e nel nostro paese, e hanno costruito su basi solide, robuste, una democrazia che era fragilissima all'inizio. E poi la straordinarietà di queste persone, erano persone che avevano compreso che bisognava scegliere da che parte stare nella vita e che non era legato solo alla loro condizione, perché tanti nella loro stessa condizione non avevano scelto da che parte stare, erano rimasti indifferenti, e loro invece avevano scelto di non essere indifferenti, di odiare l'indifferenza e di raccogliere quel messaggio straordinario che era quello di dover studiare, quello di dover organizzarsi, quello di dover agitarsi per appassionarsi al cambiamento,
ad un progetto di progresso, ed è quello che loro hanno fatto e hanno permesso alla mia generazione di poter studiare, di poter crescere nella, non solo negli studi, non solo nella vita, ma proprio nella dignità. E loro avevano un'idea che la politica era una prova che poteva riempire degnamente la vita. E questo è l'insegnamento straordinario. La politica non è quella brutta cosa di cui pensiamo oggi. Ah, lascia stare, tanto rubano. Ah, lascia stare, tanto sono tutti uguali. Non è vero, non erano tutti uguali allora, non sono tutti uguali adesso. Provano a farcelo credere, perché questo tempo ha bisogno che la gente pensa che sono tutti uguali. Tanto non cambia mai niente, no? Metti il cuore in pace, tanto. No, mettiamo il cuore in guerra, perché persone come Cosimino Ingrosso hanno messo il cuore in guerra. E questa è la cosa straordinaria. E da questo libro cosa apprendi? Apprendi che la politica era sicuramente una prova degnissima, ma che gli permetteva attraverso la politica di entrare in tanti altri interessi, in tante altre passioni. Vedi come quella della musica, vedi come quella delle arti, vedi come quella della natura, dell'ambiente. Uomini come Cosimino Ingrosso, con il loro rapporto con la natura, e ci hanno fatto comprendere che la natura aveva dei diritti al pari degli uomini, al pari degli esseri umani, e quando si preoccupava di poter mettere sul davanzale un po' d'acqua, perché magari sotto 40 gradi d'estate quell'uccellino aveva bisogno di bere, e ci hanno insegnato che quella natura al pari degli esseri umani aveva gli stessi diritti, e la loro vita era stato questo: provare a produrre conquista sui diritti. Credo che sia un insegnamento straordinario. Io la ringrazio tantissimo, signor Blasi, è davvero un piacere ascoltarla, e tanti spunti di riflessione questa sera. È davvero una bellissima presentazione, la ringrazio ancora. Grazie a voi, buon lavoro. Francesco Leone, conservatore dei beni culturali e curatore dell'opera, appunto, di Cosimino Ingrosso, e abbiamo anche qui con noi Luigi Preda, che è il presidente della Fondazione Moschettini, regista del documentario Arneide. Vi abbiamo anche sentito parlare nel corso di questa interessante e vivace presentazione delle memorie di Cosimino Ingrosso, e abbiamo evinto, abbiamo capito che grazie a voi, al vostro lavoro iniziale, soprattutto di ricerca e delle fonti, dei documenti e lettura, questo lavoro adesso oggi è nato, è qui con noi. Ci volete spiegare, lo chiedo prima a lei, signor Leone, come è nata questa idea, da chi? L'idea è nata un giorno insieme a Vito Ingrosso, che stavamo parlando, diceva: mio padre ha scritto un po' di cose, ha dei documenti, vuole scrivere le sue memorie. Dico, ok, guardiamolo, si aspettò, guardiamolo e vediamo un pochettino che materiale c'è. Siamo andati nel suo appartamento, abbiamo visto che c'era una mole di documenti rilevante. C'erano manoscritti, documenti cartacei, brogliacci di appunti, corrispondenze con le varie associazioni nazionali e internazionali del tipo la CIA, CGL, Fede Braccianti ed altro, c'era un sacco di materiale. Poi c'era materiale fotografico, che è importante perché il materiale fotografico era fatto tra l'altro dal cognato di Cosimino, che era un fotografo molto famoso nel periodo aguagnano. Diciamo che abbiamo visto gli appunti, confrontato lo scritto, il manoscritto con la documentazione, diciamo, vera e propria, e quindi abbiamo riscontrato che i dati reali erano consistenti e importanti. Abbiamo deciso di metterlo insieme, di recuperare tutto quello che c'era per poter ricostruire una storia sia di Guagnano che anche del territorio limitrofo, perché non è soltanto Guagnano, ma nel contesto del libro cita
fatti accaduti nell'Arneo, problemi con le tabacchine, la prima istituzione, o meglio, il primo tentativo di istituire una cantina sociale a Guagnano, diciamo, una serie di fatti riscontrabili abbastanza interessanti, che dovrebbero essere una storia, una memoria storica dell'appartamento al comune. Noi abbiamo consigliato al comune, al sindaco, di acquisire tutto il materiale, ovviamente una volta informatizzato, catalogato e strutturato in maniera, diciamo così, ottimale, farlo rendere fruibile ai cittadini. Diciamo, questa è stata la nostra idea. Noi come missione dell'associazione abbiamo quella di produrre materiale e documentare, diciamo, di promozione del territorio e turistici, e turistici. Questa è una di quelle. La ringrazio tantissimo per l'intervento. Io chiedo adesso al signor Prede quanto tempo ci avete messo, le difficoltà che avete riscontrato e allo stesso tempo adesso la soddisfazione di vedere anche la grande partecipazione, l'affluenza delle persone per questa presentazione di questo libro, dove si ricorda una persona importante di Guagnano, ma allo stesso tempo si ricorda come si viveva un tempo, quindi delle tracce storiche, una memoria importante. Io faccio i complimenti innanzitutto per il lavoro che ha fatto il dottore Leone in modo egregio, perché è stato tenuto intatto il linguaggio, la passione, la minuzia di Cosimo in grosso nel raccontare, e un po' sembra di sentirlo, sembra di ascoltarlo, ed è più o meno quello che facciamo noi quasi 20 anni fa ormai, quando facevamo il documentario, appunto, l'Arneide, in cui non mettemmo voce fuori campo, ma c'era soltanto la voce dei protagonisti, di questi grandi personaggi che abbiamo avuto l'onore di conoscere e frequentare, così come erano anche amici del dottor Leone, che ormai purtroppo non c'è più nessuno di loro. E salvare la memoria di queste persone è un modo per raccontare un periodo difficile dell'Italia e del Salento. Era un momento in cui l'Italia era allo sbando, non c'erano più riferimenti istituzionali, e tutta la fatica della ricostruzione, ma proprio anche del senso democratico, economico, delle istituzioni, gravò sulle spalle di quella generazione. E quei racconti, minuti di ciò che accadeva giorno dopo giorno, sono una testimonianza importantissima, che è la radice della nostra identità ed è un modo per ricordare uomini ai quali dobbiamo tantissimo, dobbiamo la democrazia in cui viviamo adesso, dobbiamo il comfort economico in cui viviamo e tutto ciò che le loro lotte hanno prodotto nel corso del tempo in termini di diritti, di partecipazione democratica e di sviluppo civile e istituzionale del nostro paese, e in particolare in una realtà così difficile come era il Mezzogiorno d'Italia e il Salento all'interno di esso, che all'interno di un'economia disastrata nazionale ovviamente erano aree più fragili e ne risentivano maggiormente di questo momento di profonda crisi. Quindi è un modo per ricordare vecchie carte e vecchie persone, come diceva l'anonimo estensore di un quaderno della Camera del Lavoro di Torino degli anni 50, per formare nuovi uomini, per formare nuove idee e costruire un futuro su base solide. E a proposito di futuro, vorrei chiedervi, avete anche altri progetti oltre a portare avanti questo libro, fare varie presentazioni? State preparando qualcos'altro o al momento vi prendete una breve pausa dopo tutto questo lavoro, perché è stato un lavoro, penso, abbastanza consistente? Sono progetti in atto? Un lavoro, diciamo, di promozione turistica, o meglio, di promozione e raccolta dei dati del territorio non finisce mai. Cioè, diciamo che lui, per esempio, come responsabile delle vie francigene del territorio, sta censito, ha fatto tutti i percorsi che ti andranno a sviluppare nei prossimi temi, anzi sono già in uso, diciamo, alcuni. Hanno finito da poco la segnaletica, quindi cercare di creare un circuito turistico nel Salento, cioè turismo lento, non il turismo facciamolo che c'è, non è localino, ma quello secondo me non interessa. È interessante. Noi dall'altro, almeno parlo io come anche presidente responsabile amministrativo di una società di gruppo di turismo, di gestione turistica, e il discorso è, noi abbiamo contatti con gli operatori, cioè con i fruitori, cioè i turisti, gli ospiti. Se tu all'ospite non gli offri un pacchetto, tutto, cioè completo, arrivo, tutto il soggiorno organizzato come si deve, partenza, un comfort migliore, fargli visitare posti decenti, fargli mangiare qualcosa di naturale e
diciamo così, abbastanza fuori dagli schemi, cioè ritornare alle vecchie tradizioni culinarie del territorio, recuperare vecchie ricette. Quello è il turismo che funziona adesso, quello è il circuito che si deve integrare, deve essere inserito, altrimenti cioè fare le grandi manifestazioni che hanno, sono fine a se stessa, inizia, si svolge e finisce, poi è morto, non se ne parla più. Certo. Questo è quello che l'idea che noi abbiamo di turismo, della promozione del territorio. Io vi ringrazio tantissimo e con questi grazie buoni propositi concludiamo l'intervista per la presentazione del libro di Cosimino Ingrosso. Vi grazie ringrazio ancora. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi. Come dicevo prima, se è possibile, come associazione dell'Ela abbiamo un volume che si chiama Itinerari Salentini, Guagnano, in vendita presso il tabacchino di Vito Ingrosso. Quindi quello è un modo per autofinanziare le nostre iniziative. La presentazione del libro di Cosimino Compagno qui a Guagnano e Salento Informa e vi auguro buona serata.